La sensazione che si prova subendo una scossa di terremoto, chi l'ha vissuta sulla propria pelle se lo ricorda benissimo e sa perfettamente quale stato d'animo si provi. Smarrimento, impotenza, sentirsi in balia degli eventi e non essere padroni della situazione e sperare che tutto si fermi il più presto possibile. Attimi interminabili in cui una vita ti passa davanti agli occhi. Ma cosa avviene esattamente? A quali sollecitazioni il nostro corpo viene sottoposto? Qual è la condizione che si vive per una scossa tellurica nei vari gradi della scala Mercalli e che differenza passa tra un grado 5 e un grado 7? Per provare in prima persona queste condizioni, al Museo del Balì, da ieri, 9 agosto, una postazione interattiva permetterà di sperimentare un vero e proprio terremoto con scosse di grado differente, sia sussultorie che ondulatorie. E ci troviamo su un simulatore di terremoti, qui alla Villa del Balì ci sarà anche la possibilità di provare questa sensazione che alle volte prende le persone che sono sottoposte a questo fenomeno naturale. Adesso lo facciamo partire, ecco, vedete, in questo momento mi trovo sulla cabina e il tecnico mi ha detto che la scala che si sta verificando in questo momento è una scala 5, scala Richter 5, insomma questo è il simulatore di terremoti. Questo simulatore, nella nuova area dedicata alle scienze della Terra, sarà allestito in modo permanente e permetterà ai visitatori di sperimentare ciò che di solito si apprende sui libri. Questa installazione inoltre è anche in grado di riprodurre nella scala e nella durata le scosse dei terremoti già avvenuti in passato.